Durante le prime fasi dell'emergenza del coronavirus, Shade si era recato in Spagna. Non si sa se per motivi di lavoro o motivi personali, sta di fatto che è tuttora in Spagna. E fin qui tutto bene, se non fosse che c'è un grosso problema. Ovvero che a quanto pare i voli sembrerebbero bloccati fino a non si sa quando. La data che hanno detto si riferiva a marzo 2021. Dovrebbero consentire nuovamente gli spostamenti dentro e fuori dall'Italia. Quindi sembrerebbe che Shade, fino alla fine dell'anno se non oltre, rimarrà bloccato in Spagna. Vi lascio le stories dove spiega meglio tutto quanto. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio. Buongiorno ragazzi, scopro con mio sommo dispiacere che il volo che avevo comprato per il 9 di maggio è stato cancellato. Quello che mi chiedo è: perché fate comprare voli alle persone sapendo che al 99% verranno cancellati? Perché non è il primo e non è l'ultimo. Io quello che chiedo è: perché non le rimborsate almeno? Perché date dei buoni in cambio sapendo che tanto non si potrà volare per chissà quanto tempo? Nessuno si vuole fare una vacanza ora, nessuno vuole girare per gli aeroporti. La Farnesina dice di non avere competenza sulle compagnie aeree che fanno effettuare i voli di ritorno a casa, ma mi sa che non avete competenza in generale, ragazzi. Ci sono un sacco di persone bloccate che magari hanno messo i loro risparmi per poter tornare a casa e voi avete cancellato il volo. Cioè, non è una cosa carina. Per di più, la compagnia che me l'ha cancellato è la stessa che spaccia per beneficenza la vendita di gratta e vince, quindi di gioco d'azzardo. Questo dice abbastanza di tutto. Siete anche l'unica compagnia aerea che chiede la carta d'imbarco una volta salito sull'aereo. Ma secondo voi, io come ho superato i controlli? Come ho superato la fila? Cos'è, siamo in GTA che entro nell'aeroporto, salgo sull'aereo così? Mamma mia. Comunque, se a voi della Farnesina fanno cagare le mie canzoni, potete dirmelo, ragazzi. Vi giuro che non pubblico niente. Torno in Italia, avevo una canzone nuova da fare. Non la faccio, troviamo una quadra, faccio solo i featuring. Non lo so. Certo, era una gran bella canzone, sarebbe un peccato, però...